In quella che è l'estate della rinascita, più che della ripartenza dell'economia italiana, il vino vive uno stato di grazia difficilmente preventivabile solo qualche mese fa, specie sui mercati esteri, dove nel primo semestre del 2021 le spedizioni enoiche hanno registrato una crescita sullo stesso periodo del 2020 del più 15,8%. Un paragone ingeneroso, viste le ovvie difficoltà registrate dall'economia globale nell'anno della pandemia, ma il dato è migliore persino del 2019. E a sorprendere, in positivo, sono proprio quei paesi che, al di là di tutto, negli ultimi anni si sono dimostrati più volubili e difficili per i più svariati motivi, ma principalmente geopolitici ed economici. Tra questi, la Russia, dove nei primi sei mesi del 2019 l'Italia aveva esportato poco meno di 45 milioni di euro di vino, diventati due anni dopo 58 milioni. Un'evoluzione impressionante, specie dopo un anno e mezzo di pandemia, con la GDO e l'e-commerce a tenere le fila dei consumi di vino importato, che adesso, anche sull'onda di un certo rilassamento dei rapporti tra Russia e UE, può guardare con ritrovata e rinnovata fiducia al futuro. E questo vale in primis per il vino italiano, leader di mercato che adesso ha bisogno e voglia di radicarsi ancora di più a Mosca e San Pietroburgo, dove si concentra il lavoro di export manager e importatori, protagonisti della tappa russa del Simply Italian Great Wines, il viaggio promozionale del vino italiano intorno al mondo firmato dalla IEM, l'International Exhibition Management di Giancarlo Voglino e Marina Nedic. Un paese che torna ad essere al centro delle strategie di tanti territori del vino italiano, specie in un momento come questo, con i wine lover russi che hanno ancora difficoltà a circolare in Europa a causa di un vaccino non ancora riconosciuto dall'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, ma anche di un livello di vaccinazione della popolazione russa bassissimo, ancora oggi sotto la soglia del 30%. Il mondo è cambiato il mondo, è cambiato il modo di promuovere il vino, è cambiato il modo di acquistare il vino, è cambiato il modo di bere il vino. Soprattutto parlo degli ultimi anni, perché in 20 anni sono cambiate troppe cose per parlarne adesso, parlo dell'epoca post-Covid, il mondo è cambiato tanto, non so se si ritornerà, non credo, a quella che era la normalità, quello che chiamavamo la normalità di prima. È cambiato il consumo dei vini, comunque ha continuato per fortuna a essere importante, la gente ha continuato a bere vino e questo ci rassicura rispetto a tutto. Purtroppo la ristorazione ha sofferto molto in tutti i paesi dove ci sono stati i lockdown, quindi speriamo adesso di assistere a una ripresa veloce della ristorazione. E sono cambiati anche i canali di vendita, ovviamente ha preso più piede l'e-commerce rispetto a una volta, adesso è un canale ancora più importante, la grande distribuzione ovviamente ha aumentato gli spazi e anche la promozione del vino è diventata per forza più social, anche se l'evento di oggi ci dimostra che la gente ha piacere di ritrovarsi di persona, perché il contatto nel mondo del vino, non solo nel mondo del vino, è fondamentale. Condividere un buon bicchiere di vino è senza prezzo. Il vino italiano, nonostante tutte le difficoltà del momento, è arrivato a essere il numero uno per volumi, per valore e per quantitativo in Russia. Il 60% del vino importato in Russia è italiano e questo è un grande merito che va a tutti, ai produttori che lo fanno, ai consumatori che lo acquistano e a noi che in qualche modo cerchiamo di agevolare il contatto. Io penso che la Russia sia un paese talmente vasto e talmente colto e complicato, complesso più che complicato, che penso ci sia spazio sia per i grandi nomi, per i vini conosciuti da tanto tempo, sia per i vini autoctoni, i vitigni autoctoni, i vini meno conosciuti. Perché è un consumatore in evoluzione in Russia, sta diventando un mercato più ovviamente sempre più maturo e quindi c'è il consumatore che è affezionato ai grandi vini, ai grandi nomi che conosce da tempo e poi c'è magari il consumatore più curioso, più giovane, che cerca anche le novità, quindi penso che ci sia spazio per tutti.
c'è anche chi magari ha meno disponibilità economica e sicuramente in vini italiani riesce a trovare anche i vini a prezzo, diciamo, inferiore. Penso che ci sia veramente, penso che sia un grande mercato e c'è potenziale per tutti di tanta crescita. Poi i russi, me lo insegnate voi, hanno un grande amore per l'Italia, quindi penso che ci sia tanto lavoro da fare. La Russia ci dimostra sempre avuto una passione per l'Italia e per il prodotto italiano, e poi il vino italiano si è evoluto nel corso dei tempi, quindi penso che veramente ci possa essere un percorso di crescita per tutte le fasce. Bisogna avere la possibilità di in qualche modo di mettersi in contatto, bisogna che i viaggi non siano difficili come lo sono adesso, anche perché poi c'è ovviamente barriera a parte dei viaggi, della lingua eccetera, quindi bisogna che ci sia la possibilità. Per fortuna ci sono gli ambasciatori del vino italiano in Russia, che sono sempre un numero più crescente, che portano la conoscenza del vino italiano sul mercato russo. Ci sono gli importatori, ci sono gli brand ambassador, tanto lavoro è stato fatto. Noi abbiamo iniziato a lavorare in Russia nel 2002 ed è cambiato tantissimo, tantissimo in meglio. They are still number one. Il vino italiano è il best seller in Russia, è il numero uno. Le cose stanno cambiando lentamente, come del resto l'Italia sta cambiando lentamente. È un paese che è sempre in grado di offrire qualcosa di nuovo, di unico e di attrattivo per il consumatore. In questo ambito è un paese ricco. Noi siamo importatori di fine wines e il nostro focus è sui premium wines, ma in questo momento c'è una grande domanda di vini nuovi, di nuovi vitigni, nuove regioni. C'è molta domanda di qualcosa di nuovo e di unico, di particolare. Adesso in estate stiamo vendendo più bianchi e rossi easy, dalla beva facile, food friendly e fruttati. I consorzi stanno già lavorando molto bene in Russia. Se c'è un consiglio che mi sento di dare è quello di concentrarsi sui sommelier, sui professionisti del vino, sui blogger, sugli influencer, sugli opinion leader. Questi al momento sono gli strumenti più efficaci per fare promozione. Il mercato naturalmente è saturo e ci sono molte offerte da altri paesi, ma credo che la via che ho indicato sia la più profittevole per i consorzi. La pandemia ha avuto un grande impatto sul consumo. Ora siamo più o meno aperti, non possiamo viaggiare, ma possiamo uscire a pranzo o a cena. Visto che oggi le persone non possono viaggiare fisicamente, lo fanno virtualmente con la bottiglia sul tavolo. La bottiglia non è solo il contenitore del vino, ma è la cartolina che ricorda un viaggio in Italia o in altri paesi, che rinfresca la memoria e fa rivivere le emozioni provate in quel posto per una seconda volta. Durante la pandemia i consumi sono stati buoni, perché il vino aiuta ad affrontare meglio lo stress. E durante il lockdown la gente era particolarmente stressata e anche i vini premium sono andati bene. L'Italia è un paese unico, con molte varietà indigene e molte aree ancora non ben conosciute. È il paese, come ho già detto, in grado di offrire sempre qualcosa di nuovo e vedo positivamente il futuro dell'Italia del vino. L'Italia ha una grossa fetta di mercato in Russia e noi, indipendentemente da quello che può succedere nel mondo, vedi per esempio la pandemia, se possiamo, beviamo vino italiano. A mio avviso è molto interessante la tendenza del Prosecco Rosé. Le vendite sono in crescita e anche i vini di alta gamma del Piemonte su base Nebbiolo stanno andando bene. La nostra compagnia, inoltre, è alla ricerca di varietà locali prodotte in piccole quantità, varietà che sono molto ricercate anche in enoteca e nei wine bar. Le denominazioni che stanno andando bene, con riferimento alla nostra compagnia, sono i vini della Toscana, del Piemonte e anche quelli siciliani, richiesti da molti consumatori, in particolare Etna e altre varietà locali. Durante la pandemia i consumatori si sono orientati verso i vini di alta gamma, con Piemonte e Super Tuscan in testa. Ora la richiesta si è portata principalmente su vini di fascia media. In questo momento in Russia c'è molto interesse per i vini dal buon rapporto qualità-prezzo, indipendentemente dalla regione, e non sto parlando solo di Mosca, ma di tutta la Russia. Secondo me la popolarità del Chianti sta crescendo in Russia. I consumatori russi hanno dimostrato di avere molto interesse per questo vino. Magari non sono molto esperti di zone e subzone, ma il Chianti è il brand più riconoscibile in Russia del vino italiano. E sicuramente investire qui sul Chianti è una strategia valida, perché è molto popolare,
ma non caro come altri vini italiani o di altri paesi. I consumatori e i wine lovers russi apprezzeranno sicuramente. In questo momento i consumatori reperiscono la maggior parte delle informazioni sui social network, su YouTube e sul web in genere. Quindi è su questi media che il consorzio dovrebbe concentrarsi, su YouTube, TikTok e altri. Credo che i consumatori russi non percepiscono la differenza tra Chianti e Chianti Classico. I professionisti sì, la conoscono. Potrebbe essere utile per entrambe le denominazioni lavorare insieme per promuovere le due regioni in Russia con attività comuni. Il Gallo Nero aiuta. Molte persone in Russia conoscono il Gallo Nero. È un simbolo che rappresenta il Chianti, ma, come ripeto, la gente non distingue tra Chianti e Chianti Classico. Quindi il Gallo Nero potrebbe essere un logo che rappresenta tutte le zone, tutte le aree, e così potrebbe così aiutare l'attività promozionale. Ci sono molte opportunità per il vino italiano sul mercato russo, perché i russi amano veramente il vino italiano, specialmente le bollicine. Il prosecco è il top del top. Il prosecco rosé, che è sul mercato russo da soli 6 mesi, rappresenta un'ottima opportunità. I consumatori russi sono sempre più interessati al vino, stanno imparando molto e sono alla ricerca di qualcosa di nuovo. In questo momento il Barolo è molto popolare e il Chianti continua ad esserlo. Il primitivo sta andando molto bene. La pandemia in Russia ha avuto conseguenze meno pesanti che nell'Europa occidentale. Il lockdown non è stato così lungo e anche se ristoranti, bar e nightclub hanno risentito della situazione, i consumatori hanno cominciato a comprare il vino nei negozi, anche se generalmente vino più economico. Il consiglio che mi sento di dare ai consorzi che vogliono fare promozione in Russia è di utilizzare molto di più le tecnologie digitali, più educazione, più vini da assaggiare per i consumatori russi. Sarebbe interessante poter comparare i vini di diversi consorzi per poter assaggiare vini provenienti da regioni diverse. Potrebbero assomigliarsi oppure essere addirittura opposti per le loro caratteristiche. Non sarebbe una competizione, ma una promozione reciproca e dell'Italia intera.